Premiato è Roberto Roseano con il volume L'Ardito, Itinera Progetti. Invito sul palco. Il perfetto equilibrio fra romanzo, diario familiare, quaderno di guerra e saggio, L'Ardito racconta le vicende belliche di un membro dei reparti d'assalto italiani durante la Grande Guerra. In questo 2017, in cui ricorre il centenario della nascita dei reparti d'assalto, fiore all'occhiello del Regio Esercito, Roseano rende l'epopea di quei duri combattimenti, mescolando una scrittura brillante e moderna con il lessico da trincea e i dialetti regionali usati dai soldati. Il tutto è saldamente ancorato alla realtà storica, da un ricco apparato di note, bibliografia, foto e cartine geografiche. Il canovaccio narrativo della scoperta da parte del nipote delle imprese belliche del nonno è altamente simbolico nel centenario della Prima Guerra Mondiale. In Italia, consapevolmente trascurato dai media e dalle istituzioni, tranne un bellissimo programma che si chiama Voyager, che gli ha dedicato una puntata. Roseano rappresenta gli arditi nella loro colorita umanità, che non può essere travisata dalle ideologie, dai giudizi morali, dai pregiudizi, ma solo raccontata per quello che era, fiera e feroce in uno scenario drammatico in cui non ci sono puri spiriti, ma uomini fatti di carne e di sangue, che amano, odiano, uccidono, ridono e piangono, all'interno di una realtà inevitabilmente tornata primordiale e elementare. Invito sul palco, per premiare Roberto Roseano, Massimo Bianchi, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, e l'assessore al turismo Lorenza Roselin. Prego. Ecco che entrano i premi, c'è un premio in denaro e il volume Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Prego. Grazie. Prego di accomodarti. Allora, un libro che nasce da una piccola casa editrice di Bassano. Io sono origine di Bassano del Grappa, quindi sei raccomandato, non è vero, l'abbiamo scoperto 10 minuti fa. E quindi come nasce questo progetto e quanto è sentita la Grande Guerra ancora in quel momento? Allora, vorrei iniziare dicendo che, diversamente da tanti altri autori, nessuno mi ha chiesto di scrivere questo libro, in verità. Quindi è una tua imposizione alla società, diciamo. Sì, alla fine si è rivelata in questa forma, ma in realtà io ho scritto questo libro per me, perché lo sentivo da tantissimi anni, e è una forza interiore che mi ha portato a scriverlo, raccogliendo le poche informazioni che avevo sulla storia di mio nonno. Tutto è iniziato, se vogliamo, quando avevo 5 anni, il nonno era morto da poco e ho aperto una valigia. All'interno di questa valigia ho trovato l'uniforme degli arditi, ma io non sapevo chi fossero a 5 anni. Allora, ci fermiamo un attimo, dopo la pubblicità. Vediamo un filmato che ci come lo fatto gli arditi. Eccolo qua. Thank you.
Sapevo chi fossero gli arditi, ma sopra c'era una divisa molto più bella, bottoni dorati, e ero convinto che mio nonno fosse un generale. Qualche anno dopo, parlando con mio padre, mi ha detto no, ma guarda che il nonno era un sergente maggiore, e ci sono rimasto malissimo. Però lui mi ha detto, però erano gli arditi, andavo all'attacco col pugnale tra i denti e con le bombe a mano. Ma altro non si sapeva, perché il nonno non ha mai raccontato niente in famiglia, e quindi mi è rimasta sempre questa curiosità di chi fossero questi arditi, cosa avessero fatto. E quindi, diciamo, nel corso degli anni questo interesse è stato un po' altalenante, finché finalmente, diciamo, questo desiderio di approfondire, diciamo, ha potuto manifestarsi. E quello che ho raccolto, è una certa cosa che succederà per chi leggerà il libro, mi ha consentito poi di mettere assieme queste informazioni e costruire un romanzo storico. Ma gli arditi non erano solo nella seconda guerra mondiale. No, parliamo di prima. Ah, ecco. No, questi sono gli arditi della grande guerra. In parte era la seconda guerra. No, tutta la grande guerra. Gli arditi nascono nel, diciamo, 1917, il 29 luglio, e di fatto, come finisce il conflitto, si inizia il processo di smobilitazione. Gli ultimi ad essere smobilitati, tra cui appunto anche mio nonno, fu nel 1920. Perché non... Comando Supremo non sapeva come utilizzarli, aveva forse anche paura di, come dire, che venissero come in qualche modo presi da qualche forza. Certi ragazzi, quando venivano detti dovete andare negli arditi, avevano anche delle crisi, perché era un gruppo d'élite ma con altissima mortalità e con altissimo rischio, tant'è vero che questa parola tormentita è stata usata poi successivamente, certo, in maniera molto meno nota. All'inizio erano quasi tutti, compreso mio nonno, volontari. Ma non sapevano cosa andavano incontro, perché gli promettevano in cambio di una serie di privilegi, tra cui appunto un vitto migliore, licenze, non stare in trincea. Una cosa molto apprezzata era non portare lo zaino, paradossalmente, avere da mangiare, diciamo, sia a pranzo che a cena, e quindi questo ha attirato molte persone ad andare negli arditi. Però poi, per essere confermati negli arditi, bisogna dimostrare di avere coraggio, con tutta una serie di prove, diciamo, anche molto intense, e chi passava doveva fare un addestramento molto forte, cosa che non succedeva negli altri soldati, che dopo qualche pratica di fucile poi vengono buttati allo sbaraglio. Gli arditi avevano un addestramento quasi quotidiano al fuoco, quindi erano abituati a questo. E la trasformazione interessante di molti arditi è che finché erano i battaglioni di fanteria, gli alpini eccetera, come dire, non erano veri combattenti, si sentivano un po' cane da cannone, ma andando negli arditi, sentendosi, come dire, un'elite,
hanno trasformato, diciamo, il loro comportamento, anche il loro modo di combattere in maniera significativa. C'è proprio una trasformazione delle persone, un grandissimo spirito di corpo, con gli ufficiali che stanno assieme ai loro uomini, diversamente da quello che avveniva, diciamo, nei reggimenti degli altri reparti. Quindi, diciamo, è un corpo veramente particolare. Però è scelto, certo. Corpo scelto, ma la cosa appunto che mi aveva colpito molto è che sono stati sciolti subito dopo e la loro memoria è andata sbiadendo e poi è svanita del tutto, tant'è vero che io quando chiedevo ad amici, parenti, eccetera, ma mio nonno era negli Arditi, vedevo gente che mi diceva non erano gli Alpini, non erano i Bersaglieri, chi sono questi Arditi? Invece gli Arditi facevano parte di tutti questi ricordi. Facevano tutti di questi ricordi, quindi mi dispiaceva constatare che mentre la gente, tutti conoscono i Marines, nessuno in Italia, almeno di quelli che conosco, pochissimi, chi fossero gli Arditi. Quindi era una ragione in più per impegnarmi a cercare di fare in modo, nel mio piccolo, nella mia piccola cerchia, di farli conoscere. Poi questa cerchia, man mano, si è allargata, ho trovato un editore che ha creduto in questo mio lavoro e sono arrivato qui. Vedi Roberto, io ho provato a raccontare recentemente proprio questa, una parte della Prima Guerra Mondiale, per far conoscere ai ragazzi, perché ho la fortuna di parlare anche a molti giovani, che questa guerra non era poi così, così lontana, perché se non era dei nostri nonni, era dei nonni dei nostri genitori. Sì, sì, sì. Quindi è di qualcuno che è molto vicino a noi. Se noi leggiamo una lettera di quei tempi, dal fronte verso casa, erano lettere che si possono scrivere, delle mail che si possono scrivere oggi, con gli stessi contenuti, con le stesse preoccupazioni. A parte la censura. A parte la censura. Però ricordati di andare a portare questa cosa lì, di fare l'assicurazione. Cioè era una vita che era molto simile alla nostra nel momento della pace e poi la guerra ha stravolto tutto. E quando bisogna ricordare che se questi ragazzi sul Monte Grappa e sulla linea del Piave non avessero resistito agli austro-ungarici con furbizia, intelligenza, obbedendo in maniera attenta, noi oggi, tu ti chiamavi Ulrich, io mi chiamavo Otto, perché quei ragazzi non solo hanno resistito, ma poi hanno avuto il coraggio di contrattaccare dopo Caporetto, che invece era stato un momento molto difficile. Bene, quei ragazzi di fatto hanno rifatto l'Italia, hanno fatto in modo che l'Italia non venisse cancellata. Poi la seconda guerra e tutto quello che è avvenuto, ma eravamo in ogni caso una nazione a quel punto. Noi eravamo stati. Ma infatti nel libro mi è piaciuto mettere vicino ragazzi che provenivano da tutte le regioni e ci sono parecchi dialoghi proprio nel loro dialetto, con sottotitoli ovviamente sotto, perché alcuni sono incomprensibili, e come dire, questo processo di unificazione è avvenuto nelle trincee, ovviamente anche negli Arditi, dove c'è appunto questo grande spirito di corpo. E dopo i Templari, le teste di cuoio, i Marines, gli Arditi. Grazie Roberto.